Sono sempre in provincia di Olbia Tempio, questa volta in aperta campagna. Una campagna splendida, rigogliosa, intensa. Non potevano mancare le pecore, che sono un po' l'animale simbolo della Sardegna. Forniscono dell'ottimo latte ed è proprio per questo che la Sardegna è anche famosa per i suoi formaggi. Questa regione ha un'antica tradizione nella produzione di formaggi. Da qualche anno si può parlare anche di formaggio biologico. Infatti sono qui in un'azienda casearia e la domanda viene spontanea: che differenza c'è tra il formaggio biologico e quello normale? In specifico si parla di pecorino biologico, vero? Sì, noi siamo produttori di formaggi pecorino bio già da diversi anni. In esattezza già a 12 anni. Il vantaggio del prodotto biologico è che c'è un controllo molto curato, specialmente sulla nascita della materia prima. Quindi dall'inizio? Dal latte. Quindi le aziende produttrici di latte di pecora sono certificate dagli organismi di controllo. È seguita tutta la filiera, dalla nascita del latte alla trasformazione, poi al consumatore finale. Anche gli animali vengono allevati in un certo modo? Sì, gli animali sono allevati totalmente a brado, pascolano su terreni naturali senza trattamenti di concimi chimici, antibiotici in prima linea, sono proprio esclusi totalmente. Quali sono le varie fasi di lavorazione? Si inizia dalla mungitura, il latte viene refrigerato nelle singole aziende agricole, poi andiamo a fare la raccolta e da lì iniziamo la trasformazione, fare la pasteurizzazione del latte. La classificazione si destina al tipo di prodotto da fare. In genere noi produciamo un pecorino sardo destinato alla stagionatura dai 60 ai 90 giorni, oppure abbiamo un altro prodotto che per noi è il massimo, che è dai 6 mesi in poi. È un prodotto che si differenzia dagli altri? È un prodotto più controllato, molto più genuino ed è un formaggio più buono. Fa bene? Fa bene. Andiamo a assaggiarlo. Che belli questi costumi tipicamente sardi, veramente raffinati, complimenti, è una splendida tavola. Che cosa abbiamo? Su questa tavola potete vedere formaggi della zona, stagionati e semistagionati. Quindi pecorino? Pecorino, solamente pecorino. È tutto biologico? Questo che vedete qua è tutto biologico. Ecco, va molto il biologico? C'è una forte commercializzazione? In questo periodo il biologico appunto ha preso grande piede nel mercato sia nazionale che internazionale e infatti le vendite di questo prodotto sono incrementate notevolmente. Una curiosità, ho saputo che qui in Sardegna si produce il 90% del pecorino romano, è vero? Sì, è vero, perché la Sardegna è una grande produttrice di latte di pecora. È un latte diverso, ha una marcia in più? È un latte diverso perché ha una marcia in più, perché proviene da pascoli naturali. Questi sono formaggi che possono essere abbinati con cosa? Sia con il miele, come antipasto, con un buon vino sardo e poi possono essere anche utilizzati per i condimenti dei primi piatti. Grazie. E quindi da questa splendida finestra sul Golfo di Olbia e con questa meravigliosa tavola di formaggi, io vi saluto. Alla prossima.